Salve a tutti, eccoci qui per proporvi un antipasto di quel che sarà il turno infrasettimanale di mercoledì per l'ottava giornata del massimo campionato. Giornata che segna il giro di boa di metà campionato, con una classifica tutto sommato abbastanza corta e molte squadre che stanno cercando di recuperare il terreno perduto. Ma aspettate un attimo, perché sento puzza di ospite in studio. Oh, ecco a voi Francesco Pitarresi, fantasista dei Dark Side. Come va? Tutto a posto. Comunque, allora andiamo avanti. Come al solito partiamo dai divisi club sempre più capolisti, che dopo la vittoria non senza sofferenza contro il Baralba, hanno di fronte un'altra grande squadra, i gladiatori di Capitan Sottile. Sì, partita complicata per la capolista, ma tuttavia il morale è alle stelle dopo il successo sugli ex Warriors, che ha certificato una volta di più un po' la dipendenza dal capocannoniere Buscemi, che con un perentorio poker di reti ha steso gli amici e rivali. Tutti confermati come al solito, e dovrebbe rientrare Alberto Griffo tra i pali, con Walter che dopo i buoni risultati del primo fioretto si impegnerà a rispettare il secondo, che consiste nel restare a Paralive nei giorni prima della gara. Non ci riuscirà mai. Comunque, adesso passiamo ai The Gladiators, che con un giorno in più di riposo rispetto agli avversari tenteranno l'impresa di stoppare i gialli di Miceli. Il team di Spinelli... È certamente galvanizzato dal convincente successo contro i Franciscaner di Spinelli. E oltretutto ritrova alcuni pezzi pregiati della propria rosa. Tornano infatti Battaglia e Ciottaglie, che hanno scontato la sconfitta. I nuovi innesti di venerdì comunque hanno fatto molto bene, in particolare Buttilla, capace di dare geometria perfetta alla squadra. Unico dubbio legato a Sorrisi, che potrebbe avere allenamenti. Sono staccati in classifica di 3.5 punti, ma credono ancora nel primato gli Avengers di Nencini, che in questa ottava di campionato si trovano opposti ai Franciscaner, squadra irriconoscibile nell'anticipo di venerdì, ma comunque sempre avversario ostico. La truppa di Nencini è reduce dal successo di misura contro i sempre insidiosi Portopalo, ma gode di buona salute. Bisogna sottolineare come i ragazzi abbiano reagito da grande squadra allo stop di qualche settimana fa contro i Babel, e anche la Grana Marina è stata messa da parte con grande diplomazia. Ovviamente in questa partita punterà 3 punti, ci saranno tutti, anche la spada che tornerà prendendo il posto dell'ottima albanese. Dovrebbe esserci anche Tropia, che presiderà le fasce, con Aguiaro libero di svariare su tutto il fronte offensivo. Gli uomini di Spinelli appaiono vogliosi di riscattare la brutta prova offerta contro i The Gladiators, magari mantenendo la concentrazione vista in campo nel primo tempo di quest'ultima sfida per l'intero arco dei 50 minuti. La formazione sarà la solita, con l'unica eccezione di Siracusa, fuori città per la trasferta del Palermo a Lecce. Bella sfida nella sfida fra Barrale e Nencini, con la coppia d'attacco Spinelli e Cusimano determinate a fare gol. Altra sfida spettacolare è quella fra i Babel di Ardizzone, tornato dalla vacanza a Firenze dove è stato l'amico Tullio Filippone, e i Baralba di Andrea Ganci, anche lui al rientro da Roma. La partita si pronuncia da tripla in schedina. Babel, che stanno continuando la loro inarrestabile marcia e ormai non rappresentano più un outsider. Capitano Addizione da bordo campo darà le giuste dritte ai propri uomini, e nonostante la grandezza dell'avversario, la squadra appare concentrata per mantenere la propria imbattibilità. Si prevede la rosa al completo, con il rientro di Miglia tra i pali ed il ritrovato fiuto del gol di Amoroso. Alias Trottolino. Vabbè, andiamo avanti. Qui si fa affidamento. Nel Baralba la sconfitta contro i Divini ci sta e come, soprattutto considerando l'assenza di Tropia, ormai ex stella della squadra, dato che ha lasciato ufficialmente. E alzi il volume della voce, magari. Ha lasciato il team, già, per allenarsi con una squadra in prima categoria. E anche il forfè di Ganci, che però, come anticipato, rientra in questa giornata. Tuttavia, se non si vuole perdere il treno per i primi 4 posti, la squadra deve ritrovare quella continuità di inizio stagione, e in descrizioni parlano già della ricerca da parte di Morella e Company di un degno successore del fantasista Tropia. Secondo me sarà Pitarresi. Sì. Dai. Ci si aspetta una veramente riscossa da parte della Ginolef, attesa la prova FE8, altra squadra in flessione e a secco di successi da 5 giornate. Le credenziali per assistere a una gara spettacolare ci sono tutte. Ginolef, che in questa prima metà di campionato ha mostrato troppa discontinuità, che li ha portati a compiere grandi imprese, vedi successi contro Fiorino e Gladiators, ma anche a magre figure come sabato scorso. Due importanti novità per la loro formazione: la prima è il rientro del capitano Sanemi, che scottata la squalifica torna più gassato che mai e rappresenta una pedina fondamentale per l'equilibrio della
della squadra. L'altra news è l'addio della squadra da parte del giullare Barberi. La destinazione al momento è top secret, bisognerà vedere come reagirà la squadra e la perdita di un giocatore comunque molto importante. I rossi del Russo, dal canto loro, non stanno certamente meglio. Dopo l'ennesima sconfitta contro la Longobarda, mirano al successo che risolleverebbe il morale del gruppo. Alcune importanti novità per quanto riguarda il loro organico: mercoledì debutteranno Adriano Todaro, fratello della punta Giuseppe, e Granatello, due innesti, soprattutto quest'ultimo, che apportano qualità alla squadra. Per il resto ci si aspetta qualche bocciatura con Correnti e Muratore, iniziati principali per il turnover.